Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi farò una review della tinta erbalia di Garnier. È una tinta vegetale a base di erbe, tintorie ed altri ingredienti che poi vi elencherò tra poco. Questo prodotto mi è stato inviato dall'azienda. Qualche mese fa mi ha contattato su Instagram Garnier Italia che mi ha chiesto se volevo provare il prodotto. Non credo di essere stata contattata in quanto youtuber, ma semplicemente perché avevo postato su Instagram delle foto e fatto delle storie riguardanti le erbe tintorie, perché anche persone che conosco che non hanno assolutamente canali, blog e insomma non sono attivi nel mondo beauty per quanto riguarda i social, hanno ricevuto lo stesso messaggio da Garnier. Detto questo, ho aspettato per fare la tinta perché, come vi dico sempre, faccio o tinte più o meno ogni 15 giorni sulla ricrescita, perché ho una ricrescita molto veloce, i capelli bianchi con il mio colore molto scuro si notano facilmente. Ho voluto aspettare un po' di più prima di fare questa tinta, quindi ho aspettato circa un mesetto dall'ultima tinta, che era la Villa Lodola, fatta solo sulla ricrescita, in modo da avere una certa porzione di capelli bianchi e vedere come il colore andava ad agire sui capelli bianchi. Allora, è arrivato il tutto in questa confezione e la cosa carina è che questa carta in realtà all'interno ha dei semini, quindi piantando la carta nella terra e dovrebbero nascere dei fiori. A parte la parentesi packaging, passiamo subito al prodotto. All'interno c'era una brochure che appunto parla spiega cos'è Erbalia. Garnier ha creato Color Erbalia, una miscela unica di coloranti 100% vegetali e oli essenziali, che combina ingredienti di elevata qualità e performance. Colora i primi capelli bianchi, riflessi naturali e luminosi, risultato che dura a lungo. 98% di ingredienti di origine naturale, nutre, ridensifica e rivitalizza. Come sapete, io utilizzo le erbe tintorie già da tanti anni, quindi ho una certa dimestichezza con le erbe e ho voluto ovviamente provare. Allora, queste piante sono Garnier Seleziona, quindi Cassene e Indigo in varie parti dell'India, e contiene la tinta olio di cocco, oli essenziali di patchouli, menta e bergamotto. Se appunto avete anche voi dimestichezza con le erbe tintorie, sapete che solitamente non si utilizzano oli vegetali all'interno della miscela, perché l'olio va a inibire le erbe tintorie, insomma, dall'attaccarsi al capello, formano un film e quindi l'ennè non riesce ad attaccarsi al capello perché l'ennè si attacca intorno al capello e quindi cozza un pochino con gli oli vegetali. E questa già mi è sembrata una cosa strana. Ma andiamo avanti. Poi gli oli essenziali che in piccole quantità metto anch'io all'interno delle miscele quando faccio le tinte. E ok, quindi una colorazione 100% vegetale. I colori sono diversi, sono questi qui. L'azienda mi ha chiesto di scegliere il colore. Io, guardando sul sito, ho scelto il castano cioccolato, che forse non era proprio il colore ideale per me, perché avrei dovuto scegliere qualcosa di un pochino più scuro. Ma poco male, perché insomma, comunque sul capello bianco, anche se il colore non è scuro come gli altri capelli, si attacca, si vede. Dunque, adatta a me sì se vuoi capelli luminosi e rivitalizzati, se devi colorare i primi capelli bianchi, no se hai più del 30% di capelli bianchi o 50% per le nuance bionde, se hai capelli decolorati, se vuoi schiarire o cambiare colore, ok, sappiamo che le erbe tintorie non schiariscono, non decolorano. Come scelgo la nuance giusta? L'erbaglia si armonizza con il colore che hai in questo momento, si consiglia di scegliere la nuance più simile al tuo colore. Quindi più del 30% di capelli bianchi fortunatamente ancora non li ho e comunque insomma colore un pochino più chiaro del mio, ma ecco insomma comunque il suo lavoro avrebbe dovuto farlo o l'ha fatto, lo scopriremo tra poco. Io ho fatto il colore quasi 48 ore fa, ho cercato di fare delle foto che vi mostrerò adesso. Con il risultato, anzi ve le mostrerò più tardi, prima parliamo del prodotto, quindi ho fatto il colore più o meno 48 ore fa, ho aspettato per vedere se, cioè senza per vedere, solitamente quando fate l'ennè non è il colore definitivo quello che avete immediatamente, quando utilizzate le erbe tintorie, dovete aspettare 36-48 ore affinché il colore ossidi, quindi si scurisca un pochino e raggiunga il colore definitivo.
Detto questo, ora penso che questo video, appunto, sono passate circa 48 ore più o meno da quando ho fatto la tinta, ma non lo vedrete subito, credo lo vedrete tra una settimana perché ho già dei video registrati e programmati. Quindi ho un'altra settimana di tempo per vedere come reagisce il colore e a fine video, se dovessero esserci particolari cose da aggiungere a quello che vi dirò durante il video, lo scriverò poi a fine video. Quindi passiamo direttamente al prodotto. Cosa contiene? Questo colore contiene polveri di henné, di indigo, poi al terzo posto abbiamo l'olio di cocco, che appunto solitamente non si mette all'interno delle miscele, probabilmente è stato messo perché Garnier ovviamente è un prodotto commerciale che solitamente fa prodotti tutt'altro che naturali, tranne alcune linee che sta tirando fuori ovviamente per vari motivi, per cavalcare l'onda, per consapevolezza, perché vuole insomma un cambiamento anche per la propria linea a livello ecologico, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. E quindi magari inseriscono l'olio di cocco per far sì che il capello risulti più morbido e che quindi chi si avvicina alle erbe tintorie, scusate se il telefono suona continuamente, chi si avvicina al mondo delle erbe tintorie non abbia l'effetto capello secco, quindi non si spaventi e riacquisti poi successivamente il prodotto. Poi olio essenziale di patchouli, olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di bergamotto. Assieme a questo prodotto, all'interno della confezione si trova il mix di erbe, poi cuffietta e guanti, le istruzioni. Vi spiegano anche come fare il test per le allergie da tenere 48 ore e per vedere insomma se ci sono reazioni allergiche. Io non l'ho fatto perché utilizzo già erbe tintorie da tempo. E poi questo che è il trattamento finale, vero rituale di bellezza, nutre, addolcisce i vostri capelli, la fibra capillare intensamente ammorbidita, il colore brillante risplende di salute, che è stato inserito probabilmente per lo stesso discorso precedente, quindi per ammorbidire il più possibile il capello ed evitare l'effetto secco che solitamente c'è post applicazione henné. Però sappiamo anche che andare a utilizzare olio e prodotti nutrienti dopo l'henné, prima delle 48 ore di ossidazione, va a inficiare un pochino il colore, quindi lo fa scaricare un pochino. Detto questo, cos'altro c'è da dirvi? Utilizzabile anche su capelli già colorati. Mi sembra di avervi detto tutto. Questo più o meno è il colore che si doveva ottenere da un castano, partendo da un castano chiaro e da un biondo scuro. C'è Olivia che si scuote e quindi fa rumore. Questo qui. Io parto ovviamente da un castano scuro, non da un castano chiaro, però come vi dicevo, sul capello bianco si vede se la tinta c'è o meno. Ovviamente, come vi dico spesso, per una coperenza totale serve il doppio passaggio. Primo passaggio solo con henné, secondo passaggio solo con miscela. Quindi che sia una miscela castana, che sia una miscela castano scuro. C'è scritto comunque sulla confezione qui che i capelli bianchi verranno leggermente colorati, ma non uniformati al 100% al vostro colore naturale, perché appunto qui non viene consigliato il doppio passaggio. Poi io ho seguito perfettamente le istruzioni, tranne per il tempo di posa perché l'ho tenuto un pochino di più, e quindi vi spiego cosa dice l'azienda. Aprire la busta, ovviamente non utilizzare ciotoline o cucchiai metallici, portare a ebollizione 240 ml di acqua. Per quanto riguarda alcune colorazioni, dal biondo naturale fino al castano dorato, versare immediatamente l'acqua bollente all'interno della ciotola. Biondo rame, castano ambrato, castano scuro e castano cioccolato, come quello che ho fatto io, lasciar raffreddare l'acqua bollente per 15 minuti prima di versarla all'interno della ciotola. Così ho fatto. Mescolare il composto, poi appunto proteggere i vestiti, applicare i guanti e iniziare ad applicare il prodotto. Per alcuni colori, dal biondo naturale al castano dorato, la posa consigliata è di 30 minuti. Castano scuro, castano cioccolato e castano caldo 60 minuti. Durante la preparazione non ho messo tutti i 240 ml di acqua consigliata perché altrimenti sarebbe diventato troppo liquido, quindi mi
Mi raccomando, mettete l'acqua poca per volta perché appunto se la mettete tutta poi non avete altra miscela da aggiungere e quindi poi se è troppo liquido il prodotto vi cola tutto e non riuscite a tenerlo in posa. Dunque, dopo aver applicato il prodotto ho avvertito subito, già mentre lo preparavo, un fortissimo odore di menta. E quando l'ho applicato sui capelli, sul cuoio capelluto, sentivo proprio la sensazione di menta, la sensazione di freddo data dall'olio essenziale di menta piperita. Inizialmente era quasi piacevole, ma siccome la cosa è andata avanti per oltre un'ora, iniziava a darmi un po' fastidio. Mi è venuto un leggero mal di testa, cioè sentivo proprio questo effetto freddo. Non il classico effetto freddo che insomma avete se fate un impacco di nebbia e erbe tintorie durante l'inverno, perché comunque sono abituata a farli anche d'inverno, ma proprio l'effetto menta piperita era molto molto persistente e quasi fastidioso. Poi, come c'è anche scritto, c'è scritto da qualche parte, non ricordo se qui o qui, i capelli non vanno lavati per le successive 48 ore con uno shampoo. Io faccio sempre uno shampoo estremamente diluito quando vado a lavare via le erbe tintorie, perché altrimenti non riesco a pulire i capelli alla perfezione, a far andare via tutti i residui di erbe. Devo dire che non è stato proprio semplicissimo sciacquarlo, ho dovuto insistere abbastanza, nonostante la polvere comunque fosse molto sottile. Dopodiché ho applicato questo prodotto che è il trattamento ristrutturante, nutritivo ridensificante. Ne ho applicato veramente poco perché se vedete arriviamo fin qui, solo sulle lunghezze e i capelli ovviamente sono risultati subito più morbidi. L'ho tenuto in posa un paio di minuti e al tempo stesso però me li ha appesantiti un pochino, cioè già subito li sentivo appesantiti. E di solito quando faccio le erbe tintorie i capelli molto più voluminosi si sporcano molto più lentamente, però in questo caso credo la colpa sia sua, li sento un pochino appesantiti. Detto questo, l'effetto: allora, sulle lunghezze il capello è luminoso, ma solitamente ho un capello molto lucido e luminoso, come potete vedere anche dai video, quindi non ho notato grandi differenze. Per quanto riguarda invece i capelli bianchi, vi ho fatto alcune foto che vi metto adesso. Non si riesce a vedere benissimo, ma i capelli bianchi sono diventati un biondino molto chiaro. Questo ovviamente c'era ad aspettarselo, perché insomma, se non c'è il doppio passaggio, l'effetto è questo. Quindi la conclusione, allora, secondo me il discorso dell'olio di cocco e di questo trattamento sono prodotti in più che inseriscono solo e esclusivamente per uno scopo commerciale, quindi per far apparire subito il capello più morbido, più luminoso, cioè più luminoso, più districabile a chi non è abituato ad utilizzare erbe tintorie. Ed è una cosa che si poteva anche evitare. Perché va ad inficiare ovviamente sia sulla presa del colore che poi insomma sull'effetto del prodotto stesso, quindi l'effetto ristrutturante e volumizzante che danno le erbe tintorie. Altra cosa, qui all'interno ci sono 100 grammi di, no, 80 grammi di polvere colorante, quindi se avete i capelli molto lunghi non basta una confezione. E il costo di questo prodotto è di circa tra i 13 e i 14 euro, da quel che ho potuto vedere andando a cercare proprio di proposito ad Acquestapore e Etiquotà questo prodotto per vedere il prezzo. Ed è un prezzo abbastanza alto, perché solitamente miscele già pronte, oppure erbe tintorie da prendere sfuse e poi mescolare costano molto molto meno, quindi con lo stesso prezzo ci riuscite a fare tranquillamente due applicazioni di miscele e un del do, cioè col doppio passaggio, quindi un passaggio solenne e poi due applicazioni di miscele già pronte. E ad esempio mi viene in mente la miscela di Centifolia che costa tra gli 11 e i 12 euro in base al tipo di colore. E sono 250 grammi di prodotto, quindi capite bene che mi sembra un prodotto un po' caro per quello che è. Per il resto, alla fine l'effetto non è malissimo, però ecco, magari per una persona che
acquista per la prima volta erbe tintorie, fa per la prima volta un impacco con erbe tintorie, ci può stare, altrimenti ecco è un po' uno spreco dal mio punto di vista, ecco, perché comunque non ci vuole tanto. Anche chiedendo magari aiuto online, sotto i video di chi ne parla oppure sui vari gruppi Facebook, chiedere più o meno anche le percentuali di Ennée, indigo, cassia da mescolare per ottenere un dato colore oppure comprare una miscela già pronta e fare il doppio passaggio o utilizzarla da sola se non mi interessa avere una copertura totale dei capelli bianchi. Ecco, non ci vuole tanto, quindi basta un pochino di buona volontà e ad un prezzo molto inferiore si riesce ad avere lo stesso ri risultato o un risultato migliore. Comunque, ben venga se ci sono persone che si approcciano alle erbe tintorie con questo prodotto, e quindi insomma, ecco, questa è la mia opinione. Fatemi sapere se anche voi avete provato Color Herbalia o se volete iniziare ad utilizzare erbe tintorie, se pensate che questo possa essere un ottimo metodo o se lo ritenete un metodo puramente commerciale. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento e niente, ci vediamo presto per qualsiasi cosa. Appunto, fate le domande che volete, io vi rispondo appena possibile. Ciao!